infatti, eccellenza. Non sta bene, eccellenza, a dimenticarsi dei conoscenti. Natascia Timofebra è molto offesa con lei. Che non mi fa? Scusa, amica mia, ma come faccio a venire se non conosco neanche lo sposo? Ma eccellenza, non faccia complimenti. Lo sposo è un'ottima persona, con il cuore in mano. Ma quando sarà qui? Ma subito, l'ho lasciato che stava già mettendosi le scarpe. Allora bisogna far suonare una marcia. Orchestra, una marcia. D'alto rango, siamo gente semplice, ma non per questo deve credere che ci siano degli imbrogli da parte nostra. Per delle brave persone non badiamo a spese e riserviamo il posto d'onore. Un brindisi al generale! Sì! Benvenuta, eccellenza. È lietissimo, signore. Mi permette, eccellenza, di fare le presentazioni. Il novello sposo è Pavlo Maximovic Aplomov, con la sua neonata. Bella sposa! Incantato, signori. Yacht, un impiegato al telegrafo. Molto lieto, generale. Coloratissimo signor Yacht, molto piacere. Una straniera di origine greca. Pasticcera. Platera! Signorina, sono stupefatto. Eccetera, eccetera. Tutti gli altri non hanno importanza. Prego, si accomodi, eccellenza. Signori, grazie infinite. Però scusate, vorrei dire due parolie ad Andrina. Senti, sono un po' imbarazzato, ma perché mi chiami generale, eccellenza? Io sono capitano in seconda, ancora meno di colonnello. Ma Fedor, si lasci chiamare eccellenza. Questa è una famiglia patriarcale, onora gli anziani e rispetta le gerarchie. Beh, allora se è così, va benissimo, signori, grazie, grazie mille. Faccia il favore, eccellenza. Favorisca, eccellenza. Ci deve scusare, lei a casa sua sarà abituata alle raffinatezze, mentre qui da noi... è tutto molto semplice. Ma per carità, una volta si faceva una vita semplice e si era contenti. Io ho un alto grado militare e poi vivo con semplicità. Oggi Andreina è venuta da me e mi ha invitato a queste nozze. Ma con piacere! A casa da solo mi annoio. No! E se la mia presenza alle nozze può far piacere a qualcuno, allora accetto, mi dico. Vuol dire che l'ho fatto di cuore? Questo sì che mi piace. Monti, Monti. E da quanto tempo è fermo, eccellenza? Che cosa? Ma scusate, ma perché la ridi amara? Eppure il pane amaro? Ma sono immangiabili. Ci vuole un brindisi per la dolcina. Alla vostra salute. Una volta si faceva una vita semplice e si era contenti. Ma naturalmente si capisce. Credisci di lavorare all'aglio? Signor sì, sono stato marinaio. La vita in marina è sempre stata difficile. Ogni parola rilevante ha per così dire un significato speciale. Ad esempio, gabbieri alle sartie di trinchetto e di maestra! Che cosa significa? Alla salute di sua eccellenza, Pedro Iacovelis! Sì! Lei, eccellenza, ha avuto la cortesia di esprimere il suo parere in merito al servizio militare in marina, ma il servizio a telegrafo è forse più semplice? Da noi la cosa più difficile è spedire i telegrammi. Le faccio sentire. Ma che significa? Significa eccellenza, la stimo per le sue doti. Grazie, grazie. Senta questa. È più forte, non sento! Significa, madame! Sì? Vorrei stringerla tra le mie braccia! Ma di che madame sta parlando? Non lo so! E invece, quando si va col vento in poppa, che comando si deve dare? Uomini di cosetta, le griselle, al pacchetto e al conto pacchetto! Gentili signori e gentili signore! Tirare le scotte, le treni di trinchetto e liberare le trizze! Ma che vuol dire, che senso ha?
Ma è semplicissimo! Si tirano le scotte, le tre vite in petto! La padrona di casa chiede di cambiare argomento. Gli ospiti non capiscono e si annoiano. Eh? Ma come? Ma chi si annoia? Chi? Fermi, fermi! E invece, quando si deve tirare in poppa, che comando si deve dare? Tutti in coperta! Via le poppa! Sua eccellenza, la prego, mangi qualcosa! Adesso basta! Questa sì che è vita! Signori! Siamo qui convenuti oggi, in questa giornata odierna, per festeggiare il nostro caro... Silvio, sì, esatto, anche il bar. Ah, sono tutte cose da ricordare. Scusi, ma perché mi interrompe? Se si va avanti così non si fa nessun discorso. Senta, eccellenza, noi siamo gente ignorante e non capiamo niente di queste cose. Farebbe meglio raccontarci qualcos'altro che ha vissuto. No, grazie, ho già bevuto, signora. Eh sì, cari signori, ho ricordato i bei tempi andati. Sono tutte cose che fanno piacere, signori. Te ne vai beato e contento per il mare. Ma ricordo ancora con entusiasmo la mirata di prua. Ma quale marinaio non si infiamma al ricordo di questa mirata? Che noia, che noia! No, niente soia, signorina, grazie. Tutti in coperta, via in prua! Ai marci di contromezza alla destra! Il primo ufficiale grida: volare la bolina della coppa di maestra! Tutto viene eseguito senza un minimo errore. È un generale, ma si comporta in modo scandaloso! Si vergogni, vecchio com'è! No, non gradisco il padè, grazie! Ah, ho detto che dovrebbe vergognarsi, vecchio com'è! È un generale, ma si comporta in modo scandaloso! Ma signori, adesso basta! Innanzitutto io non sono generale, ma capitano in seconda. Cosa vuol dire che non è un generale? Se non è un generale, perché ha preso i soldi? Non l'abbiamo pagata per godere dei suoi scandali! Ma quali soldi? Glielo dico io quali. I 25 rubli che lei ha preso da Andreina. Tu, Andreina, vergognati! Non ti avevo mica chiesto un dito così! Ma che senso ha adesso parlare di te? Prendere e pagare i soldi, ma... Li ha presi, sì o no, i 25 rubli da Andreina! Ma quali 25 rubli? Ah! Adesso ho capito tutto! Che porcheria! Che bassezza offendere così un marinaio! Un ufficiale in... Cameriera! Fammi uscire di qui! Dov'è l'uscita? Che porcheria! Andreina! Dove hai messo i 25 rubli? Ma perché parlare di simili miserie? Siamo qui tutti per divertirci, no? E poi anche il discorsi fa. Un brindisi ai novelli sparsi!